Ciao a tutti, sarebbe qui X5Star che parla e oggi siamo qui con Ruby, Grim Eclipse. Sto facendo questo gioco perché, appunto, avevo detto che mi rimettevo a registrare, però dato che sto avendo problemi di diarrea perché ho scoperto da poco di essere leggermente intollerante al lattosio e ovviamente, dato che mia madre ha fatto lasagna mascarpone, mi sono abbuffato e quindi adesso questa è la mia punizione. Dato che sta succedendo questo, preferisco fare questo video così su questo gioco che ho comprato su Steam in access anticipato. E sì, perché vi dico subito che ho lanciato la moneta e quello che ha vinto è stato Golden Sun, quindi vi porterò Golden Sun. Più che altro adesso sto aspettando di essere sicuro che ogni 5 secondi non devo alzarmi e andarmene in bagno, perché se lo faccio con la videocamera occupa un casino di spazio e poi dopo non riesco a fare le cose belle. Mentre se lo faccio qui dal PC non c'è problema, posso fare quel che mi pare. Allora, vi avverto subito che questa è la prima volta che apro sto gioco, ok? Non ho più pallida idea di come si giochi, non ho più pallida idea se devo usare un joystick. Non ho un joystick, quindi sì, speriamo in bene. Ovviamente Blake. Che cazzo dovrei fare? Ok, ci si muove con smash. Allora, ci si muove con coso, ok. Tasto destro si attacca. Tasto destro si attacca. Ok. Good job, guys, you have axe. Ah, yes, the Emerald Forest is filled with the ruins of ancient kingdoms. Keep an eye out for artifacts. Dr. Ublik is always looking to expand Beacon's collection. Dove dovrei andare? Sono un po' perso. About time. Level up. Just fucking una cosa. Ok, vedo nemici da una pappa. Ecco, eccoli. Ok, quindi tipo Ellsworth spamma tasto. Cioè, è tipo Ellsworth, però al contrario di. Cioè, invece che spammare tasto Z e X, spammo. Tasto destro e tasto sinistro. Beh, me lo aspettavo più complicato. Il volume è un più alto, dopo lo abbasserò. Comunque sì, sto facendo. Mi sono comprato questo video perché mi sono guardato la serie Ruby da poco e la sto adorando. Non so, questo. Ok. La gente mi sta uccidendo, però sono dettagli. Questi sono dettagli, dovremmo andare qua, ok. Ah, ok, quindi se premo 1, 2, 3 posso. Also, Blake is a lot more cheaty than. Cosa? What? Mi state dicendo che io sto usando le ACMA? Ma si è aperto questo gioco adesso! Quindi con spazio si. Ok, con spazio si salta. Go have a look, and maybe we can discover what the problem is. Ok, previ sosti disconnesso, classe di comprare nel new please wait. Va bene. Che cazzo è successo? Non lo so, però who cares, voglio semplicemente giocare io. Beh sì, non male. Cioè, mi aspettavo di meglio, però è pur sempre in beta, cioè in accesso anticipato, il gioco non è ancora finito. Ok, quindi sta arrivando la wave. I'm ready. Eccoli. Ok, ho missato completamente tutto, ma questi sono dettagli. Dall'altra parte da tutto questo qua. Provo a usare una skill. Oddio.
Quindi se io utilizzo tipo il 2. Come si carica lo special? Attaccando, penso, sì. Non vedo un cazzo! Ok, devono assolutamente sistemare la telecamera, perché certe volte sono io che magari non sono abituato a spostare la telecamera col mouse, per questo odio i cosi, come cavolo si chiamano? Gli FPS, perché non sono abituato a mirare con il... Ok, stanno arrivando, eccoli. Quindi, cioè, più che altro mi dà un po' fastidio che non c'è... Ok, non c'è tipo un posto dove posso vedere che razza di combo posso fare. Che sta succedendo? What the fuck? Sta tipo... Allora, oh sì, ok. Quindi... Eccoti! Ma tipo non c'era Ruby qui da una volta, da qualche parte? Vabbè, who cares? Non so manco dov'è tipo la mia barra della vita. Cioè, non so se tipo morendo... Ah, c'è la mia barra della vita. È in basso a destra, Laura. Ok. Quindi respawnerò per 32 secondi. 30 secondi, sì, dai. Finita questa wave, chiudo il video perché... Giusto per farvi capire che sono vivo. Thank you, signorina Ruby. Ok. Just a little longer. We're almost finished. Sì, sì, signorino, signore. Allora, da dove arriva la gente? Ecco. Quindi adesso devo tenere d'occhio la mia barra della vita. Sinceramente, non so, forse non lo vedo io, però tipo, non so, forse da qualche parte c'è scritto quante munizioni ho. Perché mi sembra strano che posso spammare il tasto destro e come si chiama? E spammare, cioè stare così a spammare. Bravo! The security network in this region okay, is ben vinto. Ship-shaped once again. Yay. I'll get some of our staff to see if they can find anything about that mysterious symbol. Excellent work. Bene. Missione finita. Sono morto una volta, mi scorfa schifo, ho fatto pochissime kill, ma vabbè, who cares? Noi siamo qui per divertirci. E adesso cosa dovrei fare? Ok. No, basta. Esco. Thank you. Bene, quindi sì, vi ho mostrato Ruby, Grim e Grim Eclipse. Sicuramente il video avrà laggato perché sono pur sempre da un portatile che non è un PC da gaming. Comunque, ciò che dovrebbero aggiungere al gioco è... Cioè, ok, io adesso in questo momento ho fatto... Sono andato su un... Su un quick game, magari se andavo tipo su New Game mi spiegavano un po' più di robe, mi dicevano il tutorial, le combo che potevo fare, però nel caso non ci fosse sarebbe meglio se tipo mettono un posto qui tra questi, cioè mettono gioca, settaggi, esci, tra tipo esci e settaggi, oppure dentro il coso settaggi ti fanno vedere i tasti, cosa fai, con cosa controlli la visuale, come ti muovi, perché tipo uno entra e dice che cazzo è sta merda, come cazzo mi muovo,
e come cazzo faccio le altre cose. E poi ho visto, come non so se avete notato, ma ogni tanto si buggava, perché tipo, anche se stavo fermo, il mio personaggio continuava a fare l'animazione della corsa, anche se stava fermo. Però vabbè, questo è comunque un gioco in alfa o beta, che non male, cioè ci sono giochi che erano in alfa o beta che erano peggio. E poi comunque è simile ad Ellsworth, e voi come sapete perfettamente che io adoro Ellsworth, quindi sì. Assolutamente me gusta. Spero che semplicemente lo migliorino. E che tipo mettono anche un single player, perché so che giocare in più persone è meglio, però per questi tipi di giochi io li preferisco. Preferisco che siano anche in single player. Non a caso io tipo su Ellsworth gioco quasi sempre da solo, perché oh, preferisco giocare da solo su certi giochi, e su altri preferisco giocare assieme. League of Legends, dove non gioco mai da solo. Comunque, per questo video è tutto. Appena il mio intestino mi darà pace, andrò a registrare Golden Sun. Quindi noi ci vediamo con un prossimo video.